Shaolin spiccano evidenti molti valori utili per la crescita e la formazione della persona umana, come il valore educativo, il valore formativo, il valore culturale, il valore salutistico, il valore morale e il valore spirituale. Shaolin è, l'abbiamo definito spesso, lo definisco anche in questa sede, è uno stile educativo di millenaria esperienza. Quindi, come anche altri stili educativi che hanno un'esperienza millenaria, come per esempio la tradizione dello yoga che viene dall'India, così ci sono alcuni stili educativi che sono veramente di provata esperienza. Perciò, come diceva anche stamattina il nostro relatore, Giovanni Sebastiano Cozza, dopo aver ascoltato tutti, ha detto: che cosa siamo noi formatori con 40 anni di esperienza rispetto alla tradizione di Shaolin che nel 1500. Quindi vale la pena prendere in considerazione uno stile educativo che abbia un'esperienza di questo calibro. Questo è sempre tratto dal libro dell'Abate. Le discipline Shaolin hanno il merito di elevare la dimensione dello spirito umano e in particolare il carattere religioso delle funzioni culturali. Vorrei soffermarmi su queste parole, perché le discipline Shaolin non sono semplicemente un tipo di ginnastica orientale, ma sono finalizzate all'integrazione di tutti questi tre livelli antropologici che abbiamo trattato: il livello fisico, il livello psichico e il livello coscienziale o spirituale. Per far cosa? Per rendere lo spirito umano libero, libero di vivere la massima espressione di se stesso. Per questo motivo è molto importante considerare le discipline Shaolin delle discipline che raggiungono un triplice obiettivo simultaneamente: l'obiettivo di massimizzare le capacità fisiche, l'obiettivo di liberare la mente dai limiti indotti dal fatto di essersi identificata con ciò che la circonda, ossia di essere diventata il riflesso o il prodotto dell'ambiente, e quindi di liberare lo spirito da questi condizionamenti indotti. Perciò, in particolare, dice il carattere religioso delle funzioni culturali. Qui però per religioso non intendiamo una religione convenzionale, una professione di fede. Noi intendiamo in senso più alto una religiosità universale, ossia un senso religioso di sentirsi parte di un progetto voluto dal Creatore. E questo è ciò che l'uomo moderno stenta a comprendere, ma che dovrebbe recuperare: un senso di spiritualità che è stato perso. Deve ritrovare questo senso, e le arti di Shaolin sono molto utili, sono veramente un grande aiuto per ritrovare questo senso spirituale, questo senso religioso che la civiltà moderna, per la sua frettolosità, ha dimenticato di approfondire, togliendo così all'uomo ciò che lo rende umano.